Bentrovati con Indovina chi viene a pranzo, siamo nuovamente all'Art Restaurant di Potenza. Oggi il nostro ospite è Mimmo Lavanga. Buongiorno Mimmo, presidente buongiorno. Del Centro Sportivo Italiano per la Basilicata e anche dell'ETS Marisol Lavanga, che è una fondazione che si occupa di malati oncologici, in particolare di bambini malati oncologici, e che ha come scopo quello di arginare anche il fenomeno della migrazione sanitaria, che è una delle malattie che affligge la nostra nazione. Quindi ci sono tante cose di cui parlare. Presidente, è molto attivo nel sociale in generale, quindi parleremo anche del capoluogo in quanto tale. Iniziamo dall'attività sportiva, brevissimamente: che cos'è il CSI, di cosa si occupa, quante realtà sono legate al Centro Sportivo Italiano in Basilicata? Allora, il Centro Sportivo Italiano è un ente di promozione sportiva, quindi lo stesso nome significa che deve promuovere l'attività sportiva. La differenza con le federazioni, diciamo che è più un'attenzione allo sport sociale che non allo sport agonistico, quindi uno sport che presta attenzione all'inclusione, che presta attenzione alla diversità, che presta attenzione alla parità di genere, che in questo momento è particolarmente sotto gli occhi di tutti. Insomma, chiaramente vuole essere uno sport educativo. Non a caso il motto del Centro Sportivo Italiano è educare attraverso lo sport. In Basilicata è una realtà in crescita, in forte crescita, pure perché c'è sempre più bisogno di uno sport che sia uno sport sociale. Praticamente ci sono tre comitati territoriali che sono Potenza, Matera e Melfi. Ogni comitato ha la sua autonomia nel gestire sia attività sociali che attività sportive. In tutto rappresento come presidente regionale 188 società che fanno tutte le attività sportive, tutti i tipi di sport. I tesserati a giugno di quest'anno, quindi della scorsa stagione agonistica, erano 11.500. Io dico sempre in Basilicata, quindi dico sempre che siamo una piccola comunità. Mi sono preso la briga di controllare più o meno a quale paese potevamo equivalere, insomma, in termini numerici. Siamo un paese come Venosa, più o meno. Quindi, una Venosa tutta di sport. È una Venosa che rappresenta tutto lo sport. Bene, voi avete sede, se non erro, nel parco Baden-Powell di Potenza, però le attività si svolgono sul territorio. Allora, restringiamo un po' il discorso al capoluogo, se no diventa complicato. Potenza è stata anche capitale europea dello sport e ci sono state tante polemiche su come è attrezzata da questo punto di vista la città di Potenza, delle strutture, se sono adeguate, sono sufficienti, sono fatiscenti o meno. Possiamo fare un quadro, tracciare un quadro? Assolutamente sì, insomma, cioè la mia frequenza nell'ambito sportivo denota pure l'età che ho, insomma, sono quasi 50 anni, ho cominciato facendo l'arbitro del pallavolo nel lontano 1973, ho percorso lo sport attraverso esperienze sia di tipo agonistico. Siamo stati per esempio con l'Asci negli anni 80 la prima società a fare la Serie A femminile, mia moglie è una giocatrice della nazionale coreana, mio figlio ha giocato in Serie A Civitanova, e poi invece sono approdato in età matura a questa esperienza di sport sociale, non rinnegando il percorso fatto, ma assolutamente prestando l'attenzione più alla persona e non al risultato, perché quando poi si entra nel meccanismo dell'agonismo si è portati a escludere pure le persone, perché prevale l'ottenere il risultato. Se invece si guarda dall'ottica del sociale, praticamente si è più portato a stare attento alla persona come persona, e quindi all'essere attento alla pratica sportiva di questi e non al risultato, diventa relativo. Chiaramente Potenza Città Europea è stata una bella intuizione, capitata in un periodo brutto del Covid, e quindi praticamente non si sono potute fare tante manifestazioni. Dobbiamo guardare da due punti di vista diversi. Allora, se lo guardiamo dal punto di vista agonistico, probabilmente la città è in sofferenza per quanto riguarda l'impiantistica. Per quanto riguarda l'aspetto sociale, io ritengo che gli impianti nella città possano essere sufficienti, se per impianti sportivi
pensiamo anche a quelli delle scuole, certo. Quindi che stanno sia negli istituti comprensivi che sono di competenza del comune e sia alle palestre degli istituti superiori che sono di competenza della provincia. Quindi numericamente nella città gli spazi ci sarebbero, così pure per i campi di calcio e per i campi di calcio però... a 5. Il problema è come vengono gestiti e come vengono assegnati, perché si è rimasti a vecchie logiche che semmai prevalgono più l'attività agonistica e meno quella sociale. Quindi questo il è un ragazzo, ragionamento anche politico che andrebbe fatto. Certo, è un ragionamento assolutamente politico. Molto spesso è una cosa che ho lamentato negli anni della mia presenza, nelle città un pochino più evolute, dell'impiantistica sportiva si occupano le consulte sportive che sono fatte dagli addetti ai lavori. Nella nostra città ti devi rapportare con l'assessore di turno, a prescindere dal colore politico, però l'assessore penso che debba avere un livello più alto e non occuparsi di gestire a chi dare, come dare le singole strutture, come darle, anche se poi vengono affidate alle federazioni. C'è sempre un litigio, perché poi si tende ad accaparrare più orari di quelli necessari, si tende a... Faccio un esempio tanto per capirci: in una palestra che può essere utilizzata per la pallavolo, per la pallacanestro, se mai si va a fare la danza, e nella palestra dove si può fare la danza, dove lo spazio deve essere minore, se mai si fa la pallavolo e la pallacanestro. Quindi è più un problema di gestione che un problema di numero di palestre. E questo è molto chiaro. Venendo poi, torniamo indietro, torniamo al parco Baden-Powell, dove voi svolgete, avete la sede dell'associazione. Attualmente è chiuso, attualmente perché chiuso. C'è il problema, dei cinghiali, certo, il problema dei cinghiali. Perché non si riesce a risolvere questa questione dei cinghiali? Che sta acquisendo anche dei connotati, povere bestie per carità, ma sta acquisendo anche dei connotati un po' ridicoli, ci sono video su YouTube dappertutto, eccetera. Quale sarebbe secondo lei la maniera giusta di risolvere un problema e perché non lo si sta facendo evidentemente? Allora, il problema è un problema reale. Oltretutto in un posto come il Parco Baden-Powell, frequentato anche se in periodo invernale un po' meno da tantissime persone, ospiti, cittadini di Potenza, ma soprattutto c'è un istituto comprensivo. Certo, c'è una scuola. E proprio perché c'è una scuola ed un istituto comprensivo, in quella scuola ci sono bambini da 3 anni a 12 anni che i genitori, sentendosi sicuri poi all'interno del parco, li lasciano e vanno pure a scuola da solo se mai corrente. E questa è la bellezza del parco. Il problema cinghiali negli ultimi tempi è capitato più volte che sono arrivati nel parco, pure perché è un periodo autunnale invernale, quindi dagli alberi cadono le ghiande e trovano terreno fertile. Il parco è abbastanza recintato, però purtroppo i cinghiali scavano ed entrano. Ci siamo confrontati come cooperativa, io sono pure socio della cooperativa Venere, con un'impotenza istituzionale. Io ho fatto anche un post su Facebook proprio richiamando l'attenzione di questo. La prima volta che sono arrivati io stavo tornando da Napoli, che c'era stata una convention del CSI delle regioni del sud, mi hanno avvisato dell'antiquariato che erano entrati i cinghiali addirittura da pomeriggio verso le 3, quindi nemmeno in tarda sera come è successo nella prima volta. Ho chiamato carabinieri forestali, polizia, tutti non avevano la competenza di intervenire. Alla fine sono arrivati come polizia municipale, ma raccontando che il problema è di competenza della regione che dovrebbe emanare uno scaricabarile, e quindi ti confronti con un problema reale che è quello dei cinghiali nel parco. Difatti lo stiamo chiudendo alle 4:30, che è un pugno nello stomaco ora, ancora è inverno e possiamo tirare, ma da qua a qualche tempo bisogna trovare la soluzione. Chiaramente su questa storia poi è intervenuto il sindaco, ha fatto un'ordinanza di abbattimento, quindi prima di narcotizzarli e poi vedere di catturarli. Il problema non è risolto, perché poi da quando è venuta la protezione civile nel parco i cinghiali non si sono fatti più vedere, probabilmente hanno fiutato la trappola, insomma. È un problema grave, però secondo me la competenza e le disposizioni dovrebbero essere di competenza della regione, perché il sindaco è intervenuto perché c'era un problema di incolumità di ordine pubblico imminente, diciamo.
quindi devono prima mettersi bene d'accordo. Bene d'accordo. A proposito di questioni regionali, passiamo allo scopo dell'associazione Marisol Lavanga. Ricordiamo che Fondazione Marisol Lavanga è la tua figlia, giovane atleta, tra l'altro molto promettente, purtroppo scomparsa per una malattia oncologica. Quindi l'associazione, come dicevamo, si occupa di cercare di arginare l'emigrazione sanitaria che c'è in Basilicata. Cioè, vorrei che lei mi spiegasse in cosa si concretizza questa emigrazione sanitaria e soprattutto parliamo di malati oncologici minori. Allora, il problema c'è in Basilicata ed è un problema grave, è un problema che attanaglia un po' tutta la sanità. Nello specifico, per esempio, siamo una delle poche regioni, insieme a Val d'Aosta e Molise, mi sembra, dove non c'è un reparto di chirurgia pediatrica. Quindi un bambino in nessuno degli ospedali della Basilicata, neanche al CROP. Quindi la chirurgia pediatrica in Basilicata, con altre pochissime regioni in Italia, non c'è. Parliamo di chirurgia pediatrica oncologica, quindi praticamente uno che deve fare un intervento oppure un pochino più complicato anche di chirurgia normale è costretto ad emigrare. Emigrare significa scontrarsi con due problemi. Il primo è quello di venire a conoscenza di un proprio caro che ha una malattia, ma soprattutto poi arrivare in città, che poi le città sono Roma, Padova, Milano, grosse città dove noi praticamente arrivi da spaesato e non sai nemmeno che cosa fare, dove andare a trovare semmai la bottiglia dell'acqua minerale che ti serve appena sei arrivato lì. Quindi la fondazione è nata per questo scopo, è nata anche per tenere un legame, visto che mia figlia era una sportiva, faceva gli scout, frequentava il CSI da volontario, per mantenere un legame con i giovani di queste associazioni e per tornare al principio che lega un po' lo sport all'educazione, quindi trasmettere pure dei motivi per educare le persone, i ragazzi, i giovani, che poi sono le persone che più o meno frequentano il parco, quindi si è chiuso un cerchio inconsapevolmente, cioè nel parco ci sono gli scout dove faceva gli scout mia figlia, c'è il campo da beach volley, quindi le società dove giocavano a pallavolo, ci ritroviamo là con i giovani, c'è il CSI ed era volontaria del CSI. E si chiude questo cerchio. Ma tornando all'aspetto sanitario, racconto solo questo. Noi prima di fare la fondazione abbiamo costituito un comitato promotore che serviva a raccogliere fondi per poter costituire la fondazione. Per costituire una fondazione occorrono 30.000 euro di patrimonio. Abbiamo raccolto questa cifra, quindi il 16 giugno, che coincide con la data di nascita di Marisol, abbiamo costituito la fondazione nel 2023. E proprio in quel giorno mi è arrivata una telefonata da un caro amico, c'era stata una bambina di Satriano di Lucania che aveva avuto un arresto cardiaco e praticamente era stata trasportata con lei l'ambulanza al Bambin Gesù di Roma e dovevano intervenire aspettando nella speranza di poter fare un trapianto. Con l'elicottero sono partiti pure i genitori. Questo amico mi chiama e dice: teniamo un contatto a Roma per trovare una soluzione. Quindi una nostra famiglia indecente, perché la mamma disoccupata, il papà in bianchino a quando trova lavoro, avevamo un contatto con un'associazione di Roma che si chiama Arco Iris, con la quale abbiamo fatto pure delle iniziative comuni, abbiamo destinato dei fondi, che aveva una casa a Roma per ospitare proprio famiglie che avevano bisogno di ospitalità. Ebbene, da quel momento ancora ad oggi la famiglia di Satriano è ospitata lì, abbiamo fatto varie iniziative pure con gli amici e con la popolazione di Satriano, devo dire che si è mostrata molto sensibile nel raccogliere fondi da destinare a questa associazione e questa bambina è stata trapiantata, piano piano sta avendo un decorso e quindi sono quelle cose alle quali vorremmo dare un contributo maggiore se fosse possibile. La domanda che faccio a tutti, se potesse prendere il presidente della regione attuale sotto braccio, confidenzialmente, cosa gli direbbe? Beh, gli direi che probabilmente i fondi che le compagnie del petrolio ci stornano, perché poi molti problemi derivano pure da quello, insomma. Se parliamo di tumori, molto probabilmente la Basilicata è una delle regioni dove c'è la maggior parte di tumori.
sulle persone, e in Val d'Agri in particolare, non so se è stato istituito il registro dei tumori che quindi possa far vedere cronologicamente l'incremento e il decremento di questa malattia, però molto probabilmente con quei fondi forse sarebbe opportuno migliorare le strutture sanitarie nostre, visto che poi nel passato un po' di eccellenza l'avevamo, il CROB era un'eccellenza, col passare degli anni piano piano è venuto meno, anche perché poi si fa concorrenza, cioè era nata l'oncologia pure a Potenza, quindi erano necessari macchinari a Potenza, le strutture sanitarie si fanno concorrenza al decremento di quella che è la qualità, però molto probabilmente una parte di quei fondi vanno destinati per migliorare la vita degli utenti della Basilicata, ma della sanità in genere, non solo dell'aspetto oncologico, insomma. Certo, perché il problema per esempio delle liste d'attesa e dell'emigrazione sanitaria è un problema vasto che riguarda un problema. Purtroppo non riguarda solo noi, ma da noi un po' di più. Però quello che da noi è più grave è la migrazione, perché poi se mettessimo sul piatto di una bilancia, perché poi la migrazione significa che sono soldi dei lucani che vanno riversati sulle altre strutture, certo, ospedaliere. E qua torniamo allo stesso discorso che abbiamo fatto prima delle palestre. Cioè le strutture, il San Carlo, il CROB, lo stesso Madonna delle Grazie di Matera, sono strutture eccellenti che invece di produrre reddito, perché potremmo accogliere con una qualità del servizio migliore utenti dalle altre regioni, le teniamo vuote o malfunzionanti e favoriamo la migrazione, che però paghiamo come lucani, perché poi paghiamo a Milano, paghiamo al San Raffaele. Sono come delle Ferrari che vengono guidate come una BMW, come una... Sì, sì, diciamo che ci vorrebbe un buon pilota, ecco, diciamo per ciascuno, un buon di pilota per ciascuno. Okay. Bene, l'ultimissima domanda, abbiamo già detto tante cose. Fra poco si vota, anche a Potenza. Cosa, ecco, le rigiro la domanda, cosa invece proporre al sindaco, al prossimo sindaco di Potenza? Ho una proposta da fare a uno che si vuole candidare a sindaco. Allora, io sono nato e cresciuto in questa città. La trovo, più si va avanti più la trovo imbarbarita rispetto al passato, e quando dico imbarbarita la trovo imbarbarita sia dal punto di vista estetico, cioè sono peggiorate le strade, sono peggiorata l'illuminazione, è peggiorato il verde pubblico. Io mi ricordo quando ero bambino si potavano gli alberi ogni anno. Negli ultimi anni non li ho quasi mai visti potare, li ho visti potare nel momento in cui sono caduto per la neve o per il vento, insomma. Quindi c'è questa trascuratezza per quello che può essere la bellezza della città, da far vivere meglio ai cittadini, ma da far vivere meglio pure ad eventuali ospiti che possono venire. E questo è il senso estetico. Mentre quello che manca, secondo me, e che aiuta i cittadini a crescere, è migliorare l'aspetto culturale della città, quindi provare a fare delle manifestazioni, degli eventi che possano richiamare pure personaggi importanti, ma con un aspetto critico. Non sto facendo un'analisi di colore destra e sinistra, sto facendo un'analisi di un cittadino che probabilmente vede una città smarrita, che non riesce a trovare più le file nemmeno del ragionamento, che si possono avere solo attraverso la cultura, attraverso momenti importanti, confronti. Invece probabilmente facciamo delle manifestazioni spot che poi non lasciano niente, che sono sporadiche e estemporanee più che altro. Va bene, grazie Presidente, buon lavoro, buon pranzo e buon tutto. Grazie a te, grazie a tutti per l'ospitalità.